Ben ritrovati. Oggi sono qui, 29 dicembre, ore 13:02, a farvi la recensione di un altro libro, perché io continuo imperterrita a leggere e a recensire. Sono lo zoccolo duro del canale librario YouTube. Ebbene, titolo, autore, tutto. Cominciamo. Autore Mario Mazzanti, di lui vi ho già ampiamente parlato, è uno degli autori che io amo e seguo. Persona stupenda, piccolo particolare, oltre a scrivere fa un lavoro terrificante, fa il dentista. Cosa questa che mi destabilizza non poco, ho il terrore io dei dentisti. Però lui come persona è stupenda. Titolo del romanzo: Il segreto degli umiliati. Guardate, è scritto con l'H, umiliati, proprio alla latina. Casa editrice Leone. Questa casa editrice è sita a Monza. Comunque, sul sito di Amazon lo potete reperire in formato cartaceo a 6,90 euro, in formato Kindle a 4,99 euro. Sono 377 pagine di romanzo. Allora, che dire? Di primo acchito potrebbe sembrare un romanzo giallo poliziesco, e in effetti parte così. C'è questo ispettore, l'ispettore Benny, appunto, che si vede capitare tra capo e collo questo delitto. È stato ritrovato il cadavere di un noto docente universitario assassinato nella sua casa. Il cadavere è stato colpito con due proiettili alla schiena. Prima di morire, però, questo professore è riuscito a prendere dalla sua libreria un volume e ha appoggiato la mano su una figura ben precisa. È la figura del San Carlun, ossia la statua che si trova ad Arona, è la statua dedicata a San Carlo Borromeo, una statua altissima entro la quale ci si può arrampicare fino alla testa e osservare da lì il panorama tutto del lago e dei dintorni. Cosa avrà voluto indicare quindi il professore? Il luogo da cui proviene il suo assassino, il nome del suo assassino, che cosa si nasconde dietro quel dito che punta sulla statua del San Carlone. Da qui dovrebbe partire l'indagine, e infatti l'indagine parte. Il nostro commissario andrà subito in quel di Arona a vedere la statua, a mostrare la foto di questo docente universitario, ma che niente. Qualcos'altro però salterà fuori, una pista che porta da tutt'altra parte, ossia a un ordine monastico, quello degli umiliati. E questo libro si rivelerà essere qualcos'altro, ossia la vicenda gialla, diciamo che sarà una scusa per fare invece un viaggio nella storia della Milano dei tempi di San Carlo Borromeo, con anche agganci al tempo precedente, al tempo successivo e a tutto quello che sconvolse anche da un punto di vista religioso ed eretico la Lombardia e in special modo la città di Milano. Si scopriranno quindi le origini dei nomi di alcuni luoghi della città. Si scopriranno risvolti non proprio da santo della vita appunto del Borromeo e si arriverà anche a scoprire un segreto legato proprio all'ordine degli umiliati che venne proprio sciolto a causa di un attentato perpetrato da alcuni di loro ai danni proprio del cardinal Borromeo. Insomma, un libro che ha una doppia valenza. Da una parte la storia gialla, investigativa, poliziesca, che è interessante anche quella, ma che diventa marginale, perché è la parte principale, la parte proprio più interessante, più intrigante, non è
la soluzione del giallo attuale, ma la scoperta di tutta questa storia che partendo da Ariberto d'Intimiano e via discorrendo ci porta a scoprire quello che accadeva nella Lombardia del Medioevo, nella città di Milano. Attraverseremo due pestilenze, una quella di manzoniana memoria e una ad essa precedente, che portarono parecchi sconvolgimenti nella città. Scopriremo atti eroici, atti di vigliaccheria suprema, misoginia e paranoie del clero, scopriremo follie del tempo, scopriremo tante, tante cose. Io per questo l'ho trovato un libro di grandissimo interesse, non soltanto come milanese, ma proprio da un punto di vista storico. Io tra l'altro ho una grandissima passione per il periodo medievale, che trovo tra i periodi storici uno dei più affascinanti, perché non è assolutamente vero quello che si dice, ossia che il Medioevo venga denominato il periodo dei secoli bui. No, non c'era assolutamente buio, anzi, c'era un impulso alla vita nuova, alla vita cittadina, alla vita dei mercanti, dei viaggi, delle aperture alle cose nuove che difficilmente si è potuto constatare in altri periodi storici. È un libro che io consiglio, non tanto quanto libro giallo poliziesco, ma proprio come libro che racconta certi particolari della città di Milano che forse anche molti milanesi ignorano. Non ultimo il fatto che ci siano dei momenti di assoluto, totale, inarrestabile umorismo. Ci sono stati dei brani in cui io ho veramente iniziato a ridere a crepapelle. Se non altro, Mazzanti ha la fine intelligenza di capire che, siccome parte di questa storia può sembrare una brutta copia o un rimaneggiamento di un romanzo di Dan Brown, proprio Dan Brown prende in giro tramite le parole e le considerazioni che fa questo commissario che è di una simpatia esagerata e che ha come suo sottoposto l'ispettore Ingroia, e tra i quali vige sempre un sotteso e silente sfanculamento reciproco. Questo va detto. Sono due personaggi incredibili. Unica cosa che non mi ha soddisfatta pienamente, cioè che non mi spiego, cioè non che non mi spiego, non mi ha convinta del tutto, è il personaggio femminile che c'è, ossia questa compagna del commissario Bene, questa Angela, questa brasiliana ex prostituta che adesso si è rinnovata con un altro lavoro. L'ho trovata parecchio, per usare un francesismo, rompicoglioni. E scusate se ho usato un francesismo, questo vi può dare l'idea. Cioè, io avrei affiancato un personaggio come il Benny, a parer mio ovviamente, una persona più dinamica, più, non so, ci avrei messo intanto ce l'avrei messa italiana, perché non ho capito perché bisogna metterci gli stranieri anche nei romanzi. Cioè, questo mi fa salire il crimine. Voi sapete come la penso, sono un po' pieni coglioni di stranieri messi ovunque e comunque. Dalle pubblicità ai romanzi ci deve essere sempre il tocco straniero. Ci poteva essere anche una
Insomma, non lo so. No, questo personaggio non mi ha convinta del tutto, anche perché... non so, io avrei messo un altro personaggio femminile, un po' più concreto, un po' più lombardo. Ecco, non dico una milanese, come me, ma insomma, abbiamo bisogno di andarcela a cercare a Bahia o Santo Domingo, dove cazzo stanno ste qua. Ce l'abbiamo anche noi le donne. Per il resto godibilissimo il libro. Io avevo segnato un paio di cose, adesso sto cercando di vedere se riesco a recuperarle sul tablet, ma non so perché. Così. Erano delle frasi iniziali molto, molto divertenti. Solo che non, sinceramente non so come trovarle, quindi no, niente. Ma sono delle considerazioni che fa il Benny sul romanzo di Dan Brown, che sono qualcosa di assolutamente divertentissimo. Cioè vi trovate a leggere delle cose che vi porteranno a ridere fino alle lacrime, per come vengono elaborate nella mente di questo commissario, che ha un vizio pazzesco, fuma una sigaretta dietro l'altra, è affetto da un tabagismo a livelli quasi da ricovero immediato in ospedale, perché va bene tutto, parlo io che fumo parecchio, ma non mi è mai capitato di accendere una sigaretta col mozzicone dell'altra. Lui arriva a fare anche queste cose. Tra l'altro fuma delle sigarettacce puzzolenti. L'MS, no? Non le ho mai tollerate. Io se rimanessero in commercio solo quelle, probabilmente finirei anche di fumare. Non vi stupite se mi vedete tutta così, in trucco e parrucco. Sono stata in giro fino a mezz'ora fa, quindi sapete, ho fatto la mia grande uscita. Quindi vi consiglio caldamente questo libro, che è più che un giallo, un viaggio attraverso la storia della Milano del Medioevo, dalla Milano del Borromeo, che poi a ben guardare, proprio così santo da elevarlo agli altari alla luce del suo operato, non sarebbe, almeno secondo me. E che poi vi fa anche divertire, perché ripeto, ci sono queste battute continue tra Beni e Ingroia che sono qualcosa di esagerato. Di nuovo, allora, Mario Mazzanti, Il segreto degli umiliati, 377 pagine, casa editrice Leone, sito Amazon, 6,90 formato cartaceo, 4,99 formato elettronico. Kindle, ma presumo che il Kindle sia anche, come posso dire, adattato come formato ad altro tipo di lettori, utilizzando il programma Calibre, che io uso spesso, che però non è utilizzabile ad esempio con i formati dei libri Kobo quando hanno il blocco, proprio non ti permettono di trasformarli in un altro formato. Questa la trovo una cosa vergognosa, perché se io acquisto un ebook, poi sarà mia premura trasformarlo in un altro tipo di sistema di lettura. Questo il sito Kobo non lo permette. Generalmente io ho notato che gli ebook Kindle invece sono trasformabili come formato, cioè passare da EPUB a Mobi e tutti gli altri senza problemi di sorta. Per chi volesse, scusate, ma sapete quel rossetto quando si attacca al pelucco è maledetto. Con questo vi saluto, non so se riuscirò a farvi una... Sì, avrei da recensirvi anche un'altra cosa, una chicca però.
ve ne parlerò nel prossimo video. Con questo vi saluto, un bacione e noi arrivederci prestissimo. Ciao!